Ok, abbiamo cominciato la diretta Facebook, per cui questo filmato poi sarà visibile sulla pagina Ampini Guarda di Facebook e anche sul canale YouTube Ampini Guarda a partire dai prossimi giorni, perché lo sposteremo da Facebook a YouTube in maniera tale che rimanga. Questa è l'ultima iniziativa di questo mese di giugno per la sezione Ampini Guarda. Abbiamo con noi Saverio Ferrari per la presentazione del suo libro. Saverio Ferrari è da molti anni presente nelle nostre iniziative, perché Saverio, che è diventato nel corso degli anni uno studioso di tutti gli eventi dell'estrema destra eversiva fascista, è una persona indispensabile quando si parla di quegli anni, dalle stragi di Stato. Lui ha seguito tutto l'ultimo processo su Piazza Fontana, per esempio, tutte le sedute, non so se si dice così, le udienze, grazie, tutte le udienze. E quest'ultimo libro parla di una storia che era quasi ormai dimenticata e che vi presenterà Maurizio Merlotti, che è un nostro iscritto e che fa anche parte dei Sentinelli di Milano. Quindi io do direttamente la parola a loro, non ho altre cose da aggiungere, se non invitarvi alla prossima iniziativa che faremo. Probabilmente per il mese di luglio faremo solo iniziative online, mentre invece a settembre, a metà mese, avremo il restauro del murale di Via Maiorana, che si sta un po' deteriorando come colori, e quindi faremo un weekend di pittura e di musica e di festa, insomma. Allora, la parola a voi due. Grazie, e vi lascio il microfono. No, c'è, eccolo qua. Vabbè, buongiorno a tutti. Allora, come ha detto Angelo, io sono un iscritto di Ampini Guarda, ma sono anche un aderente al Movimento dei Sentinelli, che credo che molti di voi conosceranno, che negli ultimi anni ha un po' movimentato la piazza milanese sui temi legati all'antifascismo, legati ai diritti civili di tutte e di tutti, legati al movimento LGBT e tante altre, e alla laicità dello Stato. Allora, io in realtà mi ero preparato per intervenire dopo Saverio, però due cose le posso dire anche adesso, no? Introducendo quello che poi dirà Saverio. Allora, leggendo il libro, e poi lui lo dirà sicuramente meglio, c'è questo filo nero, che però macchiato di rosso sangue, no? Che parte dagli anni 70 per arrivare poi fino, così, che in qualche modo segna un passaggio, no? Dalla strage di Piazza Fontana, che spara nel mucchio, diciamo, butta una bomba in una banca dove c'erano persone, no? Questi qua invece diventano quasi chirurgici, no? Diventano chirurgici, per cui si vanno a scegliere dal 77 in poi, sapete, correggimi se dico sciocchezze, dal 77 in poi, no? In maniera quasi chirurgica vanno a scegliersi lo Zingaro Spinelli, che era un sinti, quindi uno zingaro italiano, vanno a scegliere il tossicodipendente, vanno a scegliere la prostituta un po' là negli anni, vanno a scegliere due sacerdoti e naturalmente l'omosessuale, quello non manca mai. Non vanno a scegliere lo straniero, come potrebbe succedere in questi tempi, perché in quegli anni ce n'erano molti meno in giro, quindi era sicuramente una questione meno sentita. E questa cosa qua un po' marca lo stigma, no, di un gruppo neonazista che, come vedremo, ha, come dire, le sue radici dentro l'Ordine Nuovo, dentro quindi un movimento fascista molto noto e molto, molto noto in Italia, marca proprio il fatto che in qualche modo, no, da Piazza Fontana a lì è una sorta di, scusatemi il termine, sembra brutto, ma dopo spiego perché, di captatio benevolentia, no? Nel senso che anziché sparare nel mucchio vanno a sparare su quei soggetti che tutto sommato, insomma, stavano un po' sullo stomaco a tutti, le prostitute, gli omosessuali, le cose. E mi sembra che se ce lo riportiamo ai giorni nostri lo vediamo amplificato. Certo, non sparano più, non gli piantano più i chiodi nel cranio o le martellate in testa, no? Come poi è successo, ecco, ho dimenticato, due sacerdoti o tre che in qualche modo si erano contraddistinti per portare la Chiesa fra gli ultimi, no? Per portare quello che fanno molti sacerdoti di frontiera ancora oggi, no? Ecco, non gli piantano chiodi nel cranio con il crocifisso appeso, così, però poi, come dire, cronaca di tutti i giorni, ahimè, che
in qualche modo questi diventano i soggetti deboli, no, per riversare odio che poi si trasforma in qualche modo in consenso politico. Allora, probabilmente allora non era questa l'intenzione, però comunque l'obiettivo è sempre quello, no? Questo dice che è molto importante ancora oggi, in questi giorni, continuare con questo impegno che, come Sentinelli, ma come tante organizzazioni, a Milano abbiamo portato in piazza 300.000 persone con People proprio su questi temi, no? tre anni fa, un anno prima del lockdown. Concentrarci su questi temi, perché lì c'è diciamo lo stigma vero e proprio, no? Dove è facile riversare odio e far dimenticare che in fondo siamo tutti un po', no? Stranieri di qualcun altro, e siamo tutti un po' più poveri, no? Abbiamo visto ancora ieri a Biandrate che in un picchetto sindacale, no? Dove i lavoratori stavano chiedendo i loro diritti e lo stavano facendo con forza, cioè chiudendo i cancelli, come tanti di noi che hanno i capelli bianchi l'hanno fatto tante volte, no? E invece è successo quello che è successo, e la mobilitazione c'è stata, ma è stata debole secondo me. Allora, secondo me è molto importante continuare a parlarne e continuare a portarla avanti. Adesso io lascio la parola a Saverio, poi intervengo in chiusura se ci sono domande. Grazie a Maurizio. La ragione di questo libro è presto detta, perché era una storia, questa di Ludwig, di cui si era persa la memoria e che a Milano ha avuto dentro di sé la responsabilità della strage più sanguinosa dopo Piazza Fontana, perché è la strage del cinema Eros, 14 maggio del cinema Eros, 14 maggio del 1983, dove ci furono 6 vittime, 5 tra gli spettatori e un passante, o meglio un medico che trovandosi lì aveva cercato di prestare aiuto. Una storia che è stata dimenticata nel modo più assoluto, tant'è che insieme ai Sentinelli ci stiamo battendo e ci sono risposte positive in questo senso, affinché in quel luogo venga messa una targa per ricordare quello che è stato un eccidio, in un cinema a luci rosse che, per ragioni credo anche di perbenismo, ha consigliato nel corso degli anni che questa storia non la si ricordasse come in realtà la si doveva ricordare. Però, riprendendo questa vicenda, si riescono a congiungere una serie di punti che in realtà precedentemente non erano stati messi nel posto giusto, perché questa è stata una storia lasciata sotto traccia anche nonostante venisse a galla ripetutamente ancora negli anni 90 e addirittura negli anni 2000 e attualmente, perché di Ludwig si comincia a riparlare, poi rivediamo questa storia di che cosa è stata Ludwig, che cosa ha fatto, si è cominciato a riparlare addirittura a metà degli anni 90, qualche anno addirittura prima, nell'ultima tranche dell'inchiesta sulla strage di Piazza Fontana, dove alcuni importanti dirigenti di Ordine Nuovo, che è stato il braccio armato della strategia della tensione, uno dei principali, ma forse il principale dal punto di vista operativo, cioè sono stati gli uomini di Ordine Nuovo quelli che hanno compiuto le stragi in Italia dal 69 almeno fino al 1974. E questa non è semplicemente un'affermazione di storica, c'è proprio un giudizio stesso della magistratura, sentenza dopo sentenza, anche nei casi in cui vi erano state delle assoluzioni. E lì alcuni cominciano a riparlare di Ludwig e dicono che Ludwig non era quella setta di pazzi che andava in giro ad ammazzare tossicodipendenti, prostitute, frati o preti, ma che era una cosa in realtà legata al loro mondo. Tant'è che uno di questi importanti dirigenti, nome e cognome Giampaolo Stimamiglio, che faceva parte anche dei nuclei di difesa dello Stato, a un certo punto ha parlato ancora di più. Questo Giampaolo Stimamiglio era molto legato a Giovanni Ventura, qualcuno se lo ricorderà, Frede Ventura, cioè quelli di Ordine Nuovo di Padova,
che sono riconosciuti dalla magistratura come tra i responsabili della strage di Piazza Fontana, per quanto non si è potuto condannarli, ma Giampaolo Stimamiglio era molto legato a Giovanni Ventura e a suo fratello Luigi e aveva fatto un patto del silenzio, per cui ha raccontato e collaborato con i magistrati dopo essere stato individuato e intercettato durante le inchieste, ha cominciato a parlare nel 1994 e ha raccontato alcune cose importanti, non di poco conto. Morto Giovanni Ventura nell'agosto del 2010, lui comincia un altro tipo di collaborazione molto più seria, peraltro a distanza di molti anni, quindi anche complicata dal punto di vista delle attendibilità, come ovvio che sia, e soprattutto dei riscontri, e aiuta a incardinare l'ultimo processo che c'è stato sulla strage di Piazza della Loggia, quello a Brescia, vado a riprendermi il foglio, a Brescia del 28 maggio del 1974, processo che si è concluso con la condanna a due di ordine nuovo, uno Carlo Maria Maggi con un ruolo di direzione apicale, non semplicemente un manovale, e lì ha raccontato cose e ne ha raccontate altre, tant'è che pochi sanno che dopo l'estate vi dovrebbe essere già un'altra richiesta di rinvio a giudizio, uno stralcio per la strage di Piazza della Loggia, riguardante due figure sempre di ordine nuovo, una che vive ormai all'estero, all'epoca maggiorenne, e una che all'epoca era minorenne, di nome Marco Toffaloni, che lui dice avesse fatto parte di Ludwig, e cioè racconta come in realtà vi era un lato più oscuro di quello che abbiamo saputo di ordine nuovo, che è stato sempre molto poco indagato, per cui c'è probabilmente qualche aspetto giudiziario che deve essere ancora risolto rispetto a questo Marco Toffaloni, perché era minorenne all'epoca della strage di Piazza della Loggia, però le indicazioni che ha dato questo Stimamiglio sono state così precise che è stato ripreso andando a rovistare nelle vecchie fotografie di coloro che erano su quella piazza al momento della strage. Io pubblico nel libro la foto di Marco Toffaloni in Piazza della Loggia, così come la fotografia è stata repertata e riconosciuta, indicante, cioè la persona ritratta è questo ragazzo all'epoca di 17 anni che era lì sostanzialmente insieme a quelli di ordine nuovo a compiere la strage. Apro una parentesi: quelli di ordine nuovo andavano a vedersi le stragi, nel senso che non è che semplicemente si metteva l'esplosivo e ci si allontanava. Su Piazza della Loggia ve ne erano almeno due. Uno è stato riconosciuto colpevole e condannato all'ergastolo, si trova in carcere, Maurizio Tramonte. Questo Toffaloni, che apparteneva a Ordine Nuovo, è stato fotografato e ripreso in quella circostanza, ma la cosa riguarda anche altre stragi, riguarda anche Piazza Fontana, dove possiamo dirlo, lì a guardare l'esplosione della banca erano presenti. Giancarlo Rognoni, che era il capo di Ordine Nuovo a Milano, è stato assolto rispetto al processo di Piazza Fontana, per quanto nella soluzione la Cassazione dica che erano comunque stati gli uomini di Ordine Nuovo a compiere la strage di Piazza Fontana. Tenete conto che quando si fanno i processi a distanza di così tanti anni vanno in prescrizione alcuni reati importanti. I reati associativi sono andati tutti in prescrizione, se no sarebbero stati tutti condannati. Essendo quindi in prescrizione il reato associativo, bisogna dimostrare in un processo che tu personalmente hai fatto delle cose assumendoti la tua responsabilità. E lì, come dire, nell'ultimo processo, di cui si potrebbe discutere molto lungo, Giancarlo Rognoni è stato assolto, ma lì c'è un fatto che secondo me dovrebbe essere portato un po' all'attenzione di tutti. Quando viene interrogato Giancarlo Rognoni, soprattutto nel primo processo di primo grado, gli fanno la domanda: ma lei dov'era il 12 dicembre 1969? E lì, anche dal resoconto stenografico, riempie pagine e pagine in cui sostanzialmente non dice di non ricordarsi dove era, forse
ero all'università, forse ero di qui, forse ero di là, non mi ricordo. Quando viene assolto, un giornalista del Corriere della Sera gli chiede: ma lei dov'era il 12 dicembre 69? Dice: io ero in Piazza Fontana, ero lì perché i cinesi, così venivano chiamati i compagni, avevano picchiato uno dei nostri, cosa che non risulta dalle cronache da nessuna parte, e io ero andato lì per fare una manifestazione di protesta e ho visto esplodere le vetrine della banca. I fascisti andavano a vedersi lo strazio dei corpi, vedere se tutto aveva funzionato ed era andato, ma chiusa questa parentesi, questo Stimamiglio racconta un lato di Ordine Nuovo, quello più oscuro, quello della messa in campo di strutture provocatorie o di devianza esoterica religiosa, che ebbero un ruolo in effetti rispetto all'idea di destabilizzare questo paese, e parla non solo di Ludwig, ma parla di tre strutture, associazioni, organizzazioni, chiamatele come volete, due che operarono a Bologna tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80, i nuclei sconvolti per la sovversione urbana. Uno dice: ma sembravano giustamente dei fuori di testa, i nuclei, solo che questi nuclei sconvolti nell'arco di pochi anni avevano fatto 200 attentati, soprattutto a macchine di piccola cilindrata, secondo la teoria, come loro avevano poi a un certo punto esposto, del fuoco purificatore, e cioè bisognava colpire le utilitarie, le case dei pezzenti, e pensare anche alla soppressione fisica di tutti gli esseri abietti, che erano i poveri in buona sostanza, e si proclamavano a favore di un regime nazista. Furono intercettati a un certo punto, vi fu anche un processo che finì con poche condanne, perché sostanzialmente si cercò di chiudere un occhio. Peccato che questi facevano degli attentati non solo alle utilitarie, ma facevano anche degli attentati a una sezione del PC, alla casa del sindaco Zangheri all'epoca del Partito Comunista. L'idea era quella di fare la guerriglia in una città a regime comunista, la stessa cosa che fecero le ronde pirogine antidemocratiche, che si chiamavano proprio così, che furono intercettate negli anni, alla fine degli anni 80 ebbero un processo, e vi era dentro sempre questo Marco Toffaloni e altri, che ritroveremo poi nella storia a fiancheggiare Ludwig. Sembravano, come dire, degli esseri un po' fuori di testa, degli sballati, e invece nella ricostruzione che viene fatta da questo Stimamiglio, e a dire la verità anche da un altro, la cosa appare in termini diversi, e tirano fuori anche la storia di una setta esoterica ancora presente in Italia, che si chiama Ananda Marga, che si formò in India negli anni 50, una setta anticomunista che aveva una sua struttura paramilitare, che soprattutto in alcune zone dell'India si scontrava fisicamente con le manifestazioni dei partiti comunisti presenti in India, cercando di contenerli, e fecero un certo numero di attentati, soprattutto a esponenti diplomatici indiani in giro per l'Europa e in Australia. Una setta strana che ci dice Giampaolo Stimamiglio, ma ha fornito i riscontri, perché vi è anche l'atto di fondazione di tutte quante le cose, in realtà portate in Italia da Ordine Nuovo, da alcuni importanti dirigenti di Ordine Nuovo, per cui lui ha sostenuto che dentro alle pieghe di queste associazioni strane in realtà si operava apparentemente per deliri religiosi, ma in realtà si facevano poi cose molto concrete, perché si incrociano e si intrecciano queste storie molto da vicino con Ludwig attraverso delle persone fisiche. Uno è Toffaloni, ma ve ne sarebbero anche altri. Ludwig. Ludwig compare per certi aspetti tardi, con una firma il 4 novembre del 1980, dove firma la responsabilità di tre assassini precedenti, che furono fatti tra il 77 e il 79. Uno lo ricordava Maurizio, il primo, il 25 agosto del 77 a Verona, dove viene bruciato un nomade dentro un'automobile di notte, in piena notte, dove stava dormendo.
viene successivamente assassinato a coltellate nella sua automobile. Tempo dopo, 19 dicembre del 78, un giovane cameriere omosessuale, vi sono delle fotografie in cui lui addirittura ha due coltelli piantati alla base del collo. Viene successivamente accoltellato il 12 dicembre del 79 un tossicodipendente nelle calli di Venezia, e Ludwig il 4 novembre del 1980 dice: siamo stati noi. E io pubblico tutti quanti i comunicati di Ludwig, c'è la fotografia nel libro. Sono 7 le rivendicazioni di Ludwig. La prima è questa, 4 novembre 1980, spedita all'ANSA, al Gazzettino di Venezia, e si assume la responsabilità di delitti che venivano considerati semplicemente come vicende l'una staccata dalle altre, con delle motivazioni di contiguità rispetto a certi ambienti, per cui si era indagato rispetto al cameriere in alcuni ambienti che lui frequentava, nei nomadi si era pensato a una specie di regolamento dei conti e via dicendo. Ma poi Ludwig ricompare successivamente con altri delitti efferati, uno a Vicenza dove viene massacrata con asce e un martello una prostituta anziana il 20 dicembre del 1980. Viene incendiato a Verona un ricovero per sbandati, siamo il 24 maggio del 1981, e dove muore uno che in realtà aveva cercato lì semplicemente un riparo per la notte ed era finito casualmente in questo posto, dove altri riescono a salvarsi fortunosamente, perché vengono sversati mentre questi dormono sui materassi che sono abbandonati, sulle masserizie che sono lì, litri e litri di benzina, e gli viene dato fuoco. Poi c'è un salto in avanti, due frati al Monte Berico a colpi di martello il 20 luglio del 1982, il 26 febbraio del 1983 un sacerdote a Trento che viene non solo colpito a martellate, ma viene ucciso conficcandogli alla base del collo uno scalpello a forma di crocifisso. Segue l'incendio a una discoteca, non più in Italia, ma a Monaco di Baviera, il 7 febbraio del 1984, dove si rischia un'ecatombe. Sono due borse piene di litri di benzina sversati da delle taniche che vengono fatti rotolare perché la discoteca si scende, non si sale, l'incendio è spaventoso, muore per fortuna, rispetto a quelle che potevano essere le conseguenze, solo una cameriera vuole la sorte di origine italiana. Viene addirittura sgomberato un albergo lì vicino, dato la violenza, la virulenza del fuoco. E poi si arriva al 14 maggio del 1983 al cinema Eros, dove vengono sversati da due taniche di benzina, si parla di 25 litri di benzina, che vengono messi scientificamente sul fondo del cinema, all'ingresso e sulle tende divisorie rispetto all'uscita, e in un minuto prende fuoco completamente lo stabile. Uno rimane chiuso nella toilette, viene salvato per miracolo, vi sono diversi feriti, ci sono addirittura degli intossicati davanti al cinema, viene sgomberato il palazzo di 4 piani che è a fianco dei locali, e ci sono i 6 morti che si diceva all'inizio. La cosa è che, nonostante Ludwig continui a rivendicare queste azioni, non viene creduto. All'inizio addirittura sul cinema Eros si parla di cortocircuito, e solo parecchio tempo dopo, quando si fanno le perizie tecniche, si scoprirà che le indicazioni, perché Ludwig, quando faceva le rivendicazioni, dava le indicazioni dei riscontri, diceva: l'abbiamo fatto con queste taniche di benzina, abbiamo lasciato una borsa di questo tipo, c'è una catenella che teneva insieme le taniche di questa marca, così come nell'assassinio dei frati e del prete Don Bisona Trento, addirittura forniscono gli adesivi, parte degli adesivi che combaciavano perfettamente sui manici dei martelli. Ma ciò nonostante, si pensa a dei mitomani,
e anche al cinema Eros, finché non vi sono le perizie che dicono ineffettivamente quanto è stato messo nella rivendicazione risponde a quello che abbiamo trovato nei reperti, perché la perizia viene fatta parecchio tempo dopo al cinema per ragioni diverse, perché era crollato tutto, poi nei giorni seguenti era piovuto, i vigili del fuoco erano intervenuti con gli schiumogeni, quindi c'era stata una difficoltà a fare un lavoro serio che verrà fatto successivamente. E però nonostante questo non sembra che, come dire, gli investigatori siano così convinti che esista una setta assassina di nome Ludwig. Ludwig colpisce in tutte le stagioni. Qualcuno ha ipotizzato, ma ha fatto delle forzature, che vi fossero delle date simboliche. In realtà colpisce in tutte le stagioni, parte dal Veneto, arriva in Trentino, sale a Monaco, scende a Milano, e c'è una successione per cui si colpiscono persone individuali all'inizio, ma poi si passa agli eccidi collettivi. Monaco è un tentativo, il cinema Eros è una cosa riuscita, e i soggetti sono individuabili: nomadi, omosessuali, tossicodipendenti, sbandati, prostituti, che vengono definiti nei messaggi di Ludwig non degni di vivere, ma da punire. Si ammazzano anche i sacerdoti perché non erano in linea con il vero Dio. Loro firmano sempre con il famoso motto delle SS, Gott mit uns, che era il motto delle SS, che però veniva ancora da prima dai cavalieri teutonici e da altre storie della Germania antica. Si parla del vero Dio, si esalta il fatto che si è dei nazisti e che si vuole sostanzialmente portare l'ordine nazista nel nostro paese. La magistratura e gli inquirenti prendono anche degli abbagli. Viene a un certo punto, siamo il 28 marzo dell'83, fermato e poi arrestato un professore che si chiama Silvano Romano, all'epoca 35enne, un autore di pubblicazioni internazionali, un docente di fisica dell'Università di Pavia, che era uno studioso di simbologie religiose e che si era appassionato alla storia di Ludwig, che aveva avuto il torto di telefonare a due rabbini, uno della città di Padova e uno della città di Verona, dicendogli, si è presentato col proprio nome, il proprio cognome, dicendo: io sono questa persona qua, vi vorrei mettere sull'allerta, sull'avviso, perché secondo i miei studi, vedendo i messaggi che vengono mandati da Ludwig, potreste essere voi al centro delle prossime azioni criminose. Il rabbino di Padova telefona in questura, lo prendono, lo fermano e lo arrestano sul niente, cercando di sostanzialmente riempire un vuoto. E questa persona fa non tantissimo carcere, assolutamente innocente. L'accusa principale è che gli trovano in casa dei francobolli espresso, identici ai francobolli espresso che venivano utilizzati da Ludwig per spedire le proprie rivendicazioni, una cosa che non regge. Nel frattempo però il povero Silvano Romano si trova al centro di un caso mediatico. Basterebbe leggere i giornali dell'epoca, La Notte di Milano, tanto per dirne uno, io cito un articolo della Notte di Milano, perché questo era già colpevole, schiacciato da una mole di prove e di indizi assolutamente incontrovertibili. Viene rilasciato dopo pochi giorni, con tante scuse, non c'entra assolutamente niente, finché non vengono davvero arrestati due di Ludwig, Marco Furlan e Wolfgang Abel, mentre stanno il 4 marzo del 1984 tentando, a Castiglion delle Stiviere, in provincia di Mantova, di incendiare una discoteca con dentro 350 ragazzi. Si presentano, siccome è carnevale, uno vestito da Pierrot, un altro con una parrucca piena di riccioli, entrano, hanno nelle borse due taniche di benzina, gli tolgono il tappo andando nelle toilette, fanno un taglio nella borsa, come hanno sempre fatto, rovesciano le taniche e cominciano a camminare lungo i bordi delle vie d'uscita, delle uscite di sicurezza della discoteca,
e a un certo punto però l'odore della benzina è forte, qualcuno se ne accorge e fanno in tempo a dare fuoco a quanto hanno sversato sulle moquette del locale, solo che la fortuna vuole che il locale era in perfetta regola di sicurezza, erano ignifughe le moquette, il fuoco riesce a essere contenuto, i bodyguard li prendono e li fermano e li consegnano sostanzialmente ai carabinieri, e si scopre che questi sono due ragazzi, Wolfgang Abel ha 25 anni, è figlio di un importante avvocato del consiglio d'amministrazione di un'importante assicurazione tedesca presente in Italia, è laureato in matematica a Padova col pieno dei voti, Furlan, anche più giovane di un anno, 24 anni, è figlio del primario di chirurgia plastica dell'ospedale di Borgo Trento a Verona, che aveva curato lo Spinelli che era stato bruciato dal figlio in buona sostanza, ed era in procinto di laurearsi in fisica all'Università di Padova, tenente conto che poi vediamo successivamente nel corso della sua detenzione piglierà due lauree. Questo Marco Furlan oggi vive in provincia di Milano ed è un ingegnere informatico assai apprezzato, perché i processi si tengono, sono dei processi un po' particolari perché le prove sono schiaccianti. Attraverso le indagini si scoprirà nella casa soprattutto di Abel dei fogli bianchi su cui si erano appoggiati altri fogli e si erano scritte un paio di rivendicazioni di Ludwig. C'è un metodo che si chiama metodo ESDA, che all'epoca era stato utilizzato, che consentiva di individuare gli scritti cosiddetti dei solchi ciechi. Anche nella vicenda del mostro di Firenze si è usata una cosa del genere, ma qui addirittura si è preso per l'uccisione dei due frati al Monte Berica quasi l'intera rivendicazione su un foglio trovato in casa di Abel, su cui si era appoggiato il foglio su cui si era poi col normografo scritta la rivendicazione. Sono prove schiaccianti per 10 di 15 delitti, per cui loro vengono condannati per 10 dei 15 delitti. I primi 5 non c'è il riscontro sufficiente per condannarli. Il processo però è un processo, i processi sono due, vanno dall'86 al 91 i processi, si tengono prima a Verona e poi a Vicenza, e c'è un intervento secondo me sicuramente a fare in modo che si arrivi a delle conclusioni. La prima è che questi non sono dei nazisti, loro si dichiarano nazisti ma noi non ci dobbiamo credere. Perché non ci dobbiamo credere? Non viene spiegato da parte dei giudici perché non ci dobbiamo credere. Vi sono anche dei voli pindalici assai arzigogolati, c'è il giudice che rinvia giudizio, che dedica molte pagine a sostenere che in realtà bisognerebbe guardare un po' a una cultura non latina ma germanica per spiegarci l'origine di Ludwig. Abel è di origine germanica, ma sostanzialmente al giudice questa cosa è relativa, e cioè in realtà è una cosa che lui dice, loro si dichiarano nazisti ma noi non ci dobbiamo credere, è una cosa confusa che non può essere definita in questo modo, e quindi si cerca di separare l'aspetto della professione ideologica loro. Poi vedremo che questi due poi in realtà ripeteranno di essere dei nazisti in varie forme, dagli atti che vengono compiuti. C'è l'idea di non turbare troppo l'opinione pubblica e quindi di ridimensionare la cosa alla follia. Per cui vi sono delle perizie psichiatriche che sono state oggetto anche di studio, una in particolare, quella del processo d'appello, perché è davvero difficile da sostenere razionalmente. Cioè la perizia principale psichiatrica sostiene che quando i due vengono arrestati mentre stanno tentando di fare una strage alla discoteca Melamara di Castiglione delle Stiviere, sono capacissimi di intendere e di volere. Non si può dire la stessa cosa in precedenza. Indimostrato il fatto,
che erano incapaci di intendere di volere al momento in cui stanno tentando di fare una strage, ma erano semi-infermi di mente in tutte le altre storie di cui erano stati protagonisti. Tant'è che ci sono delle tesi di laurea, una l'ho anche recuperata, perché è francamente insostenibile sta cosa, però c'è, i giudici si attaccano a questa idea, ma anche il pubblico ministero si attacca a questa idea, addirittura dice il pubblico ministero di primo grado che uccidevano per noia, e cioè si cerca di ridurre la cosa fuori dalla, dall'aspetto ideologico, dalla rilevanza politica, sono due semipazzi per cui ci sono madri fredde e padri distanti a spiegare 10 dei 15 omicidi per cui vengono riconosciuti colpevoli. In realtà loro si attribuiranno anche una strage che non hanno fatto, che avviene ad Amsterdam, in un altro locale, che è la Casa Rossa si chiamava ad Amsterdam, che era un luogo, un centro di incontri sexy sostanzialmente, un sexy center, dove muoiono 13 persone in un incendio, ma dopo poche ore vengono arrestati i responsabili, che erano alcuni degli impiegati che erano stati licenziati e per ritorsione avevano fatto un incendio in cui erano morte 13 persone. Siccome non c'era internet all'epoca e la cosa non l'avevano evidentemente saputo, si erano attribuito anche 13 morti che non avevano sicuramente fatto, ma l'idea era quella di dare una prova di forza, cioè Ludwig colpiva e puniva quelli che non potevano essere, come dire, degni di vivere e che non vivevano come si doveva vivere secondo il vero Dio, no? Quindi, però ecco, il processo viene svolto tra Verona e Vicenza, prendono 30 anni perché c'è la semi-infermità di mente, quindi non c'è l'ergastolo, e ne pigliano 27 nel processo di appello di Venezia che viene fatto, dove non gli viene data neanche la premeditazione, perché se tu non sei capace di intendere di volere non puoi neanche premeditare. E succede però questo fatto che solo i giornali locali in realtà sono attenti a tutta questa vicenda giudiziaria, che scema gradatamente. Marco Furlane e Wolfgang Abel in realtà sono già liberi da qualche tempo, perché erano scaduti i termini della carcerazione preventiva, quindi vengono collocati in due paesini del Veneto al soggiorno obbligato e attendono la Cassazione, che arriva nel febbraio del 91. 12 giorni prima della Cassazione Marco Furlan scappa, mentre l'altro viene arrestato, cerca di scappare anche lui ma non ha preparato niente e scappa e rimane sostanzialmente per 4 anni latitante. E scappa in bicicletta, tanto erano curati e attenzionati, come si dice in gergo, che 12 giorni prima, in una giornata di nebbia, Marco Furlan prende la bicicletta e scappa e non viene più ritrovato. Uno dei suoi avvocati, che è passato alla storia anni dopo, che voi magari avete sentito nei processi in cui c'era Silvio Berlusconi e Niccolò Ghedini, va alla stampa dicendo: temo che sia stato ucciso, che sia stato soppresso da qualcuno dei parenti delle vittime, cioè adducono l'idea che sia stato addirittura assassinato. In realtà Marco Furlan verrà ritrovato poco più di 4 anni dopo, impiegato all'aeroporto di Eraclion a Creta, dove aveva trovato lavoro in un'agenzia di noleggio di automobili. Un'agenzia che però aveva gli uffici e le vetrine sull'aeroporto. Di lì passa un certo turismo e dei turisti veneti si accorgono che dentro a quell'ufficio c'è Marco Furlan, sono di Verona anche loro, e hanno dei bambini, mettono dei bambini davanti all'agenzia, fotografano con Marco Furlan in bella evidenza, consegnano le robe ai carabinieri, arriva l'Interpol e i carabinieri, la polizia greca eccetera, e viene arrestato dopo 4 anni, e lui racconterà di essere scappato attraverso l'Austria, la Jugoslavia, di essersi fermato per un certo tempo a Salonicco, dove anche altri lì turisti veneti l'avevano sorpreso, ma fece in tempo in quell'occasione a dileguarsi, perché anche lì dei turisti l'avevano individuato.
e ci fu anche un'inchiesta da parte delle autorità greche che volevano capire come mai era riuscito sostanzialmente a rifarsi una vita a Creta e quali appoggi avesse avuto. Si parlò dei gruppi neonazisti greci, ma la cosa secondo me è abbastanza fastidiosa. La cosa vera che viene fuori è che il comandante della polizia cretese, che ha un nome impossibile, Costantinos Soldatos, adesso ve lo ricordo bene, disse a una trasmissione della RAI di Chi l'ha visto che in realtà Marco Furlan, quando l'avevano fermato, aveva confessato di essere di Ludwig, perché nel processo loro si erano proclamati innocenti. Noi non c'entriamo niente con queste storie qui, e gli avvocati avevano detto a lungo che erano assolutamente due bravi ragazzi che non avevano nulla a che fare con quello che era accaduto, e avevano però, aveva Marco Furlan anche confessato i precedenti delitti per cui non erano stati condannati, a partire dal primo nomade del 1977. Non avevano registrato niente, non avevano riempito nessun verbale, e quindi la cosa era finita nel nulla, nonostante il comandante della polizia avesse detto, erano venuti anche da Atene alcuni miei colleghi e avevano sentito con me le cose che aveva detto. Questo comunque non comportò per la magistratura italiana l'apertura di alcun fascicolo, ma neanche quando lo stesso Marco Furlan, riconoscibilissimo, si era presentato alla trasmissione Le Iene con la voce alterata e aveva raccontato tutto in un libro di Monica Zornetta, che ha fatto un lavoro secondo me notevole su Ludwig, che era uscito nel 2011, aveva riportato, io riporto alcune cose, che cosa aveva detto in questa trasmissione. Ciò nonostante, ancora una volta, si è cercato di lasciar perdere, cioè di non fare in modo che questa storia avesse una conseguenza, eppure sono 5 delitti oltre i 10 che erano stati riconosciuti come protagonisti loro due. Ci sono stati degli ebuli di Ludwig, alcuni erano davvero semplicemente delle persone in cerca di visibilità, perché Ludwig, quando è stato il gruppo, i due che quando furono arrestati ebbero solidarietà con scritte sui muri, messaggi clandestini che furono inviati, ma negli anni un po' ci fu anche una sorta di epopea che andò via via scemando, fino a quando negli anni 90 ci furono due episodi gravi a Firenze e soprattutto uno a Pisa, dove furono firmate come Ludwig delle cose che invece erano state serie. Il pestaggio di alcuni immigrati a Firenze nel giorno di Carnevale, con un volantino firmato Ludwig che riprendeva un po' le cose che dicevano quegli altri, e soprattutto nel 1995, dove fu fatto un attentato pesante sostanzialmente a un campo nomade, dove una bambina macedone ci rimise il braccio di un braccio, e fu firmato anche quello Ludwig. Si arrivò a quel Ludwig lì, erano due ragazzi di Pisa, due neonazisti esaltati che avevano ripreso un po' nel solco delle rivendicazioni che avevano letto sui giornali alcune cose che avevano in testa, e furono fermati. La cosa vera, in conclusione, è che Ludwig deve essere ricollocata come storia nell'ambito della strategia della tensione. Non erano solo due. Questa cosa emerge da diverse testimonianze, e cioè quando furono ammazzati al Monte Berico i due frati, ci sono state testimonianze di chi diceva: abbiamo visto non due persone, ma più di due persone, sia nei giorni precedenti che dopo che furono colpiti, abbiamo visto scappare più di due persone. Il proprietario del cinema Eros e anche la cassiera dissero, ma erano in tre, non erano in due, perché abbiamo venduto 3 biglietti, mi ricordo molto bene, di uno dei due aveva riconosciuto Marco Furlan e aveva descritto anche come era vestito. Quindi dalle testimonianze veniva fuori che erano più di due. Ma c'è anche, dentro alle indagini sulla strage di Piazza della Loggia,
la testimonianza di uno che si chiama De Rossi, che aveva fatto parte del giro di Ordine Nuovo e che disse: io a un certo punto sono stato incaricato di fare dei sopralluoghi a Trento perché bisognava colpire un prete, e mi sono poi spaventato quando ho visto che quel prete è stato colpito sul serio, ma io avevo fatto i sopralluoghi insieme ad altri perché noi eravamo nel giro di Ordine Nuovo e c'era stato detto di dover fare delle cose preparatorie vedendo i luoghi, i punti di fuga, i passaggi possibili per compiere delle cose dalle parti di Trento. E quindi c'è qualcheduno che racconta di questa cosa e qualcuno, come dicevo, questo Giampaolo Stimamiglio, che fa anche i nomi, non è che semplicemente dice Abel, Furlan, ma parla di un certo Sterbeni, parla di Vivarelli, parla di altre persone e le ha raccontate alla magistratura queste cose, non è che semplicemente le ha dette in chissà quale luogo, nelle interviste lui non ha mai fatto i nomi. I nomi lui li ha fatti ai ROS dei Carabinieri e alla magistratura, tant'è che in un rapporto del ROS dei Carabinieri ci sono i nomi di questa articolazione sostanzialmente di Ordine Nuovo, che quindi è una storia diversa, che non è quella di due pazzi, di un duo assassino, non è una storia quindi semplicemente di criminalità comune, è una storia che deve essere ricondotta e ricollocata all'interno di un quadro politico preciso, tant'è che la vicenda del cinema Eros è una vicenda di un attentato a sfondo politico. Certo, è fatto nel 1983, ma la strage di Bologna è del 1980, non dimentichiamocelo, e fino a metà degli anni 80 e anche oltre in Italia vi erano delle strutture che operavano per destabilizzare questo paese, che avevano recuperato anche i vecchi rimasugli delle strutture del nazifascismo terroristico, da Ordine Nuovo a Avanguardia Nazionale. Chiudo, se voi seguite, è in corso in questo momento a Bologna, ormai da qualche settimana, un ultimo processo, i giornali quasi non ne parlano, relativamente alla strage di Bologna, perché su Bologna si sono fatti poi processi successivi, uno che ha condannato in primo grado Gilberto Cavallini, neofascista milanese, per aver collaborato insieme a Francesca Mambro, Valerio Fioravanti e Luigi Ciavardini alla strage di Bologna. Adesso c'è un processo in corso in cui c'è come imputato un ex di Avanguardia Nazionale, Paolo Bellini, che è stato fotografato alla stazione di Bologna, o meglio ripreso con una cinepresa da un turista svizzero, mentre succede che arriva il treno alla stazione di Bologna, il turista si sporge dal finestrino e con la sua cinepresa riprende, arrivando sul primo binario, quelli che sono sul primo binario, riprende anche l'orologio, per cui sappiamo anche l'ora in cui ci sono le riprese. C'è l'esplosione e lui riaccende la sua cinepresa e riprende quelli che sono lì dopo l'esplosione, e c'è la faccia di questo Paolo Bellini, che era già stato indagato a suo tempo, ma si era salvato con un falso alibi da parte della moglie, che a un certo punto però, di fronte alle nuove indagini, ha detto: io sono stata presa in giro da mio marito, che mi ha costretto sostanzialmente a un falso alibi, e lui l'ha riconosciuto come presente. Ma il processo non è importante rispetto a un ulteriore eventuale responsabile materiale, ma perché sopra, ormai non più processabili ma come contesto entro cui iscrivere Paolo Bellini e altri funzionari dello Stato che avevano fatto operazioni di depistaggio, perché ve ne sono altri due appartenenti al SISDE che sono processati per aver sostanzialmente depistato le indagini, sopra c'è il vertice della P2, che è riconosciuto nel rinvio a giudizio come essere la struttura che ha pagato la strage di Bologna, non solo la strage di Bologna. Licio Gelli, Umberto Ortolani, Mario Tedeschi e Federico Umberto D'Amato, che era il capo del servizio segreto civile in Italia, cioè l'ufficio affari riservati, sono indicati dalla magistratura sui riscontri della Guardia di Finanza rispetto al fatto che sono stati loro
non solo a organizzare la strage, ma a finanziare direttamente i manovali. Si parla di $1 milione, perché si pagava in dollari, rispetto ai esecutori materiali della strage, per una cifra complessiva di $15 milioni, che erano serviti per fare le operazioni di depistaggio, di intossicazione delle indagini, di portare i magistrati in giro per il mondo su false piste e utilizzare i media per cercare di intossicare l'opinione pubblica. 15 milioni di dollari, vi sono, come dire, i riscontri della Guardia di Finanza rispetto ai pagamenti e all'individuazione delle persone che avevano ricevuto i soldi li hanno ricevuti Valerio Fravanti e Francesca Bambro, secondo questa ricostruzione. Ma siamo ancora in un'epoca in cui la P2 lavorava con un'articolazione ben presente a destabilizzare questo paese. L'operazione non era solo politica, era anche proprio a una ridefinizione dei poteri in Italia. E qui siamo tra il 77 e il 1984. C'era chi lavorava ancora accompagnando questa destabilizzazione in un modo diverso, rimettendo in campo vecchie strutture e articolazioni che sono state collocate a volte nella cronaca nera, ma che in realtà dovrebbero essere collocate nella storia politica. Un'ultima cosa, giusto, Furlan, nonostante sia fuggito e sia rimasto latitante 4 anni, è stato scarcerato prima, e questo fa parte sempre delle cose che non si capiscono bene. Dal 12 novembre del 2010 è un uomo libero, e dal 24 novembre del 2016 Abel è tornato in libertà. Abel ha rilasciato delle interviste in cui ha detto: io non c'entro niente, però Marco Furlan c'entra, e faceva parte di Ludwig, e Ludwig era un'organizzazione di estrema destra presente soprattutto a Verona, in cui c'erano dentro 5, 6, 7 persone. Quindi anche indirettamente la storia politica viene ammessa dai due: uno sotto mentite spoglie, travisandosi come Furlan alle Iene nel 2010 e Abel nel 2011. Quindi questa, secondo me, meritava di essere un attimo questa storia ripresa e fatta conoscere. Maurizio sa, il Comune di Milano su nostra sollecitazione avrebbe intenzione di mettere la targa, e quindi potrebbe anche darsi che questa storia, oggi lì non c'è più un cinema, tantomeno a luci rosse. Il cinema era un cinema che aveva una sua storia importante, era diventato un cinema a luci rosse, ma era l'ABC, qualcuno della mia età magari se lo ricordava, era stato addirittura inaugurato negli anni 49, se non sbaglio, e ci sono delle riprese di De Sica in Miracolo a Milano, dove si vede addirittura il cinema ABC. Era un cinema di periferia importante, che poi per ragioni che sappiamo tutti si è trasformato in un cinema a luci rosse, e oggi non esiste più, lì c'è una setta evangelica. Una brutta, possiamo dire, il mondo evangelico è molto ampio, molto articolato, ha dentro componenti diverse. Questa è una setta che risponde a una chiesa brasiliana fondata da un tale Eder Macedo, che è un intimo di Bolsonaro, una delle persone più influenti del Brasile. Ha fatto costruire a San Paolo del Brasile il tempio di Re Salomone di 70.000 metri quadrati, identico a come c'erano le ricostruzioni archeologiche, e non è, come dire, un luogo neanche lontanamente disponibile ad ospitare una targa sul proprio muro, per cui si sta pensando, vedremo poi l'esito dell'amministrazione comunale, della commissione preposta, a mettere un palo con una targa in modo tale che non la si mette sul muro ormai di una sorta di chiesa, tra virgolette, di una setta evangelica. Questo per il momento, grazie. Grazie Saverio. Ma devo dire che questo libro mette un faro su veramente non solo la vicenda del cinema Eros, che già da sola basterebbe, ma come abbiamo visto su una serie di fatti
così che erano finiti veramente nel dimenticatoio. Basta guardare la bibliografia che Saverio pubblica in fondo a questo libro, veramente c'è pochissimo materiale che parla di questa vicenda, di queste vicende, ma per cui diciamo che è veramente un lavoro importante. Adesso se ci sono domande, interventi, prego. No, io volevo dire solo a fronte del cinema Eros, secondo me c'è un riconoscimento da parte della gente sulle altre stragi firmate Piazza Fontana, Piazza della Loggia, però sul cinema Eros, almeno qui a Niguarda, siccome uno dei morti che c'è all'interno del cinema Eros abitava qua dietro in via Cecchi. Ma la gente, quando si parla dei vari personaggi di Niguarda e quando si va su questo tipo di argomento, non dice quello lì è stato ucciso dai fascisti, dice quello lì è morto in un cinema a luci rosse. La stessa cosa è un altro, che purtroppo non mi ricordo più il nome, era un mio collega di lavoro, lavorava con me al centro elettronico di una banca. Anche quello lì, l'opinione che c'è, l'opinione dei colleghi, come l'opinione di alcune persone, la stragrande maggioranza delle persone che conoscevano questo personaggio, questo signore che è morto all'interno di quel cinema, non è riconosciuto che quelle morti sono, i colpevoli sono quello che avete raccontato voi in modo esemplare. Per cui forse neanche i parenti sanno se queste persone sono state ammazzate per via di questi due personaggi che hanno fatto quell'iniziativa lì. La domanda è il ruolo della stampa, dell'informazione, che voglio dire, penso che è quello che poi dice a livello di persone, di cittadini di Milano e non solo, uno può prendere coscienza perché sa che leggendo quella strage lì è stata firmata da un fascista, però mi sembra che questa cosa non sia successa nel caso del cinema Eros, per cui la stragrande maggioranza delle persone magari guarda anche con un po' di sospetto queste due povere persone che ci hanno lasciato la pelle, perché cazzo andavano al cinema luci rosse, però non riconosce che la matrice di quella vicenda è una matrice nazista, insomma. Grazie. Una cosa sulle vittime del cinema Eros, non erano dei pensionati, nel senso che erano dei giovani, dei ragazzi, avevano 30 anni mediamente, quindi l'idea che i frequentatori fossero dei vecchi pensionati bavosi, almeno in questa occasione destituita di fondamento, erano dei ragazzi che sono andati al cinema in un pomeriggio. C'è stata, come ho cercato di dire, una sorta di perbenismo, per cui questa storia nessuno l'ha voluta ricordare. Si è ricordato questo Ceresoli, Livio Ceresoli, che è quello che ha cercato di portare aiuto, e gli è stata data anche una medaglia d'oro alla memoria da parte del Comune di Milano, ma i nomi delle altre vittime e la vicenda in sé non si è mai voluta ricordarla, ed è stata semplicemente trattata come una vicenda proprio di cronaca, per delle ragioni che ho cercato di spiegare, perché la strage avviene il 14 maggio, le perizie sono dell'ottobre addirittura, ormai dall'orizzonte dei media la storia era già scomparsa, perché fino a lì è un incidente, un cortocircuito, un improvviso incendio dovute a delle cause tecniche e non a un atto doloso. Non ci credono proprio, io ho seguito bene la vicenda, eppure prende in un minuto fuoco tutto, il cortocircuito è difficile da dimostrare, eppure ci sono le dichiarazioni che ho recuperato sull'ANSA, della questura in modo particolare, che sostiene che è stato un increscioso incidente e che non vi era nessun atto doloso. La stampa ha confinato queste cose in questo modo, anche quella del cinema Eros, però ecco, sembrerebbe che l'attuale amministrazione comunale sollecitata invece abbia intenzione di
di fare un passo diverso, che sarebbe secondo me un passo lodevole. Mi sentite? Saverio, è soltanto questa cosa qua. Intanto, vabbè, grazie, perché ogni volta è abbastanza interessante. È interessante sentirti perché sono cose nuove, no? In una situazione in cui molte volte ci ripetiamo invece cose che sono vecchie. Quindi aiuta molto a ricostruire un po' tutto quello che è successo e aggiunge sempre delle cose che acquistano ancora di più una gravità rispetto a quello che abbiamo passato. Cioè, ogni volta mi dico, ma abbiamo veramente rischiato in questo paese, l'abbiamo rischiato veramente tanto. E quindi questo non fa altro che rafforzare questa cosa. La mia domanda invece è un po' più impegnativa ed è questo. Mi piacerebbe capire da te cosa ne pensi invece dell'estrema destra attuale. Cioè, tutto questo che è avvenuto e tutto quello che poi è avvenuto a livello politico ci dà una destra che è, non so, Casa Pound, tutte queste cose qua, oppure questa destra che si avvicina a Salvini, Salvini che li respinge un po' perché deve essere più governativo, la Fratelli d'Italia che sì, va bene le manifestazioni, però siamo un'altra cosa. Cioè, non si capisce bene. Allora, volevo capire da te, se puoi dire qualcosa, com'è la situazione nel senso di cosa questi si pongono come obiettivo in questo momento, di essere dei pensori che si rifanno al passato e mantengono questa ideologia fra di loro, sono delle persone che hanno un programma invece che continuano a perseguire questa destabilizzazione, hanno legami di qualche tipo, cioè questa è la domanda, che non pretendo una risposta esaustiva, ma vorrei capire come sei e dove sei. Discorso è lungo, però proviamo in modo sintetico a dare delle risposte. Nella storia della destra italiana ci sono fasi diverse. Quella di cui io tratto anche in questo libro è una storia chiusa, fa parte di un passato da archiviare, da ristudiare, da rileggere, da ridefinire, ma da archiviare, perché ritengo che gli ultimi sussulti di quella che abbiamo definito strategia della tensione sono i sussulti di un progetto sconfitto. La sconfitta arriva ancora prima rispetto alla ipotesi più importante che viene, disegno più importante che viene portato avanti, che si dipana da Piazza Fontana fino a metà degli anni 70. Quel progetto viene battuto nella seconda metà degli anni 70, si scompongono i soggetti che si ritrovavano all'interno di un fronte anticomunista, definiamolo in questo modo, vengono meno anche i supporti internazionali, la crisi negli Stati Uniti del Partito Repubblicano, la vicenda del Watergate, della dimissione di Richard Nixon, è una cosa che noi sottovalutiamo, lo dico a posteriori, perché io ricordo che quando facevo parte di alcune organizzazioni politiche noi si diceva che il presidente, qualunque esso sia, è sempre un servo della borghesia, e questo valeva un po' per tutti, ma in realtà la caduta di Richard Nixon è stato uno sconvolgimento epocale anche da questo punto di vista, che ha fatto venire meno politiche eversive e sovversive per quel che riguarda il nostro paese in modo particolare. All'epoca c'erano tre regimi fascisti nel Mediterraneo che sono crollati anche a conseguenza di questo: il regime dei colonnelli, quello del portoghese proprio nella primavera del 74 e l'inizio di lì a poco nel 75 della democratizzazione del regime in Spagna, insomma, cioè la crisi del regime franchista e la transizione alla democrazia. Ci sono poi c'è un sussulto forte che dobbiamo riportare alla P2 rispetto alla strage di Bologna, che è un elemento importante e che è un tentativo vero di nuovo di rigiocare una partita importante fuori tempo, tant'è che la P2 viene sostanzialmente immobilizzata pur con grave ritardo
e viene messa fuori gioco. È un tentativo fuori tempo quando non ci sono più le condizioni di questo. I fascisti ne dibattono al loro interno, non si sa molto rispetto alla stampa, ma anche nei processi non emerge, ma i fascisti dibattono attorno a quelle date di una ripresa possibile di una strategia eversiva, ma sono fuori tempo e sono battuti in partenza nonostante la pericolosità del tentativo. Adesso siamo in una stagione diversa e per quel che riguarda le destre ci sono diverse date che dobbiamo riprendere per cogliere quelle che sono qui nel presente. Per l'area che abbiamo la più dichiaratamente neofascista c'è una data di svolta che è il 95, quando il Movimento Sociale Italiano si trasforma in Alleanza Nazionale. Lì c'è un rivolgimento importante nel campo delle destre, è un'operazione politica riuscita, quella di Gianfranco Fini, non perché fa un partito conservatore come lui aveva in animo di fare, ma colloca quella destra che aveva radici nel Movimento Sociale Italiano, nella Repubblica Sociale Italiana, e cioè era la realtà neofascista, la colloca dentro a un confine diverso di governo, e quindi è una storia totalmente che cambia, che scodella sul versante estremo tutta la storia dei nuovi neofascismi, Forza Nuova, Fronte Sociale Nazionale, quelli che non accettano, che non abbiurano a questo rivolgimento e parlano di tradimento delle idee e dei principi, e questa è una storia. Però in Italia c'è un problema, che tutte le destre si tengono, che a differenza di altri paesi nell'Occidente europeo tutte le destre da noi si tengono per tante ragioni che spiegano anche poi le alleanze elettorali, perché se uno va a farsi la storia delle alleanze elettorali scoprirà che si tengono assieme. Il punto massimo credo che sia stata le elezioni del 96, quando c'era Prodi e Berlusconi, no? Lo schieramento di destra andava da Pier Ferdinando Casini al Veneto Fronte Schinez, e non lo dico per battuta, ma perché c'erano proprio i loro esponenti insieme a quelli di Forza Nuova e Alternativa Sociale nello schieramento berlusconiano. Lui l'aveva chiamata addirittura crociata antibolscevica, l'aveva tirato dentro tutti. E nelle elezioni amministrative, regionali, comunali, eccetera, spesso accade ancora oggi che tu ti trovi alleanze in cui non c'è il discrimine della destra, chiamiamola moderata, con l'estrema destra. Si tengono tutti assieme, e la ragione, secondo me, sta nel fatto che hanno dei denominatori comuni. Non è il fatto che per ragioni di convenienza convergono. Se noi andiamo a esaminare, vi sono dei denominatori comuni che tengono insieme tutte le destre. L'odio nei confronti della Costituzione antifascista, l'idea della resistenza come terrore rosso e comunista, i grandi movimenti di massa degli anni 60 come gli anni di piombo, l'idea dell'Occidente aggredito da flussi migratori che vogliono attentare alle nostre radici culturali e religiose, l'unione naturale come famiglia, la famiglia è l'uomo e la donna, quindi contro l'omosessualità, le unioni civili, eccetera. E si potrebbe continuare, ci sono tanti, tutte le destre sono contro l'uguaglianza, tutte le destre sono contro l'inclusione e la società multiculturale e multietnica. Sono insieme, si tengono assieme, e si articolano e si portano via i voti. La Lega e i Fratelli d'Italia sono quelli che portano via i voti a formazioni che potenzialmente potrebbero aspirare a molto di più, e infatti ci hanno creduto a un certo punto. Forza Nuova è un gruppo ormai in decadenza, che è stato anche poco intelligente rispetto a Casa Pound, perché ha cercato di fare l'alternativa a destra della Lega, in cui non c'era lo spazio per questa cosa. Infatti ha avuto scissioni, una nel maggio dello scorso anno fortissima. In Lombardia praticamente non c'è, tanto per dire, più Forza Nuova. Sono in parte confluiti in una formazione nuova che si chiama la Rete dei Patrioti, che è una cosa che è esattamente la Forza Nuova di prima indebolita. Casa Pound ha preso questo spazio anche dall'indebolimento di Forza Nuova, ha tentato
di giocarsi anche l'idea del partito, ha proclamato a un certo punto l'idea del partito, ha pensato di avere potenzialità elettorali e ha giocato questa carta anche sull'onda di alcuni risultati in alcune medie città del centro Italia alle amministrative. Luca ha preso l'8%, Todi, nel centro Italia vi sono stati a un certo punto 2 anni fa dei risultati nelle amministrative che li hanno portati a considerare che fosse arrivato anche il momento di giocarsi una carta dal punto di vista elettorale. A Roma, dove avevano già tentato ma non era stato positivo il risultato, e poi alle elezioni europee, le ultime elezioni europee hanno giocato il tentativo di poter avere un loro insediamento elettorale. In realtà è la Lega e i Fratelli d'Italia che gli portano via questa potenzialità, non avendo dei contenuti così lontani e diversi, e in realtà sono spesso esattamente le stesse identiche impostazioni di analisi del momento, della situazione e degli obiettivi, per cui potranno esserci anche secondo me delle convergenze elettorali in alcune prossime amministrative, penso nella città di Roma, magari Casapau non si presenterà come Casapau, ma l'idea che hanno è quella di una lista civica a sostegno più dei Fratelli d'Italia che della Lega, perché il rapporto con la Lega non è stato un rapporto che è andato a buon fine, mentre il rapporto con i Fratelli d'Italia è un rapporto più fecondo. La Lega e i Fratelli d'Italia. La Lega è il vero partito della destra radicale in Italia. È il partito che si presenta con una maschera, a differenza degli omologhi europei, che si presentano per quello che sono. La Lega in Italia cerca di bluffare, di non presentarsi con una maschera, con una identità che cerca di mascherare, che è un partito di estrema destra, assolutamente identificabile come tale, anche se non manifesta nostalgia rispetto al passato regime fascista, ma in Europa ce ne sono anche altri di fenomeni di questo tipo. I contenuti sono assolutamente i contenuti che dicevo prima, dei denominatori comuni che cercavo di elencare, ha contaminazioni, tant'è che ha interlocuzioni, ha avuto e ha ancora interlocuzioni con le organizzazioni neofasciste. Fratelli d'Italia, che è in forte ascesa nei sondaggi, da quando è scoppiata la pandemia ha portato via più del 10% alla Lega, in buona sostanza, facendo sì che in Italia si registra un'anomalia. L'Italia è l'unico paese in Europa che ha 2 partiti di destra che sono in testa nei sondaggi, non c'è nessun'altra situazione, dovrebbe preoccuparci questo fatto qua. I Fratelli d'Italia sono in una fase di, secondo me, di transizione, perché l'idea iniziale non era quella di riprodurre Alleanza Nazionale, ma è quella di riprodurre il vecchio Movimento Sociale Italiano di Giorgio Almirante. L'idea era quella lì, tant'è che hanno fatto delle cose anche grottesche. A Milano hanno fatto anche delle marce anticomuniste fuori tempo, dove c'è un consigliere comunale o provinciale della Lega, si chiede di intestare una via, una piazza a Giorgio Almirante. C'è un'idea di quel tipo lì. Dopodiché non è che dicano cose diverse da ciò che dice la Lega, semplicemente l'Italia è un paese in cui ci si sposta cercando delle vie nuove rispetto a delle vie già sperimentate che non producono risultati. Secondo un'indagine della Ipsos, il 54% degli italiani che votano, il 54% degli italiani che votano, il titolo massimo di licenza, di titolo di studio, è la licenza media, la licenza elementare. Il 20% non ha nessun titolo, e cioè tu sei in un paese in balia delle televisioni, in balia dei media che conosciamo, cioè la rivoluzione delle TV commerciali. In un paese fatto in questo modo qui, che adesso ha il 54% di quelli che vanno a votare, che sostanzialmente ha dei titoli di studio bassissimi, non ne ha, ti dice delle cose. E i Fratelli d'Italia sono in una fase, secondo me, di trapasso, perché avendo capito da parte di una certa intelligenza che probabilmente questi arriveranno a governare, cercano in un qualche modo
di incidere sulla loro evoluzione, sulla loro natura. Il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera cerca di sdoganarli da un lato e di spingerli dall'altro lato a dire sostanzialmente: noi non c'entriamo niente con il passato da cui proveniamo, in buona e in buona. Dovete prendere le distanze. La Giorgia Meloni, quando risponde al Corriere della Sera, non prende le distanze, fa un'operazione diversa, di attacco diverso, dicendo: noi siamo contro tutti i totalitarismi, e in Italia noi non abbiamo avuto nel dopoguerra il fascismo, abbiamo avuto la presenza del più forte partito comunista dell'Occidente, che ci voleva imporre un certo totalitarismo, e quindi rovescia le carte. Siamo ancora in una fase di questo tipo, ma il numero impressionante di esponenti dei Fratelli d'Italia che sono stati pizzicati a fare i saluti romani, le interlocuzioni con Casa Pound che ci sono, ma non solo con Casa Pound, e altre cose ci dicono di un partito di estrema destra. Poi vediamo quale identità vorrà alla fine assumere, ma che prosciuga le operazioni del neofascismo nostrano, che ha un suo progettino però, che è quello di cercare di rappresentare pezzi di società abbandonati dalle sinistre, dai sindacati, nelle periferie. Sono quelli che hanno fatto le battaglie sul diritto alla casa, ovviamente solo per gli italiani. Sono quelli che tentano di avere delle interlocuzioni collettive. Non è più il vecchio neofascismo di un tempo, o San Babilino, o squadrista al servizio del grande padronato. È una realtà diversa che è mutata, non è una maschera nuova, ma che cerca di avere delle rappresentanze sociali e giovanili, perché c'è un problema in questo paese della trasmissione della memoria, che è grande come una casa, e usano strumenti moderni rispetto ai giovani, usano il web, usano la musica, usano i centri sociali di destra, fanno cose attraverso una fraseologia che sembra di imitazione della sinistra di un tempo, no? Loro sono anticapitalisti e antiimperialisti. Poi vai a grattare, in realtà non sono così anticapitalisti, perché vorrebbero semplicemente cercare di governare meglio il capitalismo nei suoi punti negativi. Non sono antiimperialisti perché in realtà è una specie di senso di inferiorità rispetto agli imperialisti veri, che in giro per il mondo e anche nel Mediterraneo sanno fare il loro mestiere, e tu sei, come dire, incapace di esprimere una potenza in campo internazionale, per cui tu sei contro semplicemente l'imperialismo degli altri in una sorta di nazionalismo tuo. Hanno delle letture che stanno non facendo breccia, ma che sono interessanti e che sono trasversali a tutte le destre. Dai Fratelli d'Italia alla Lega a Casa Pound si parla del sostitutismo etnico, e cioè i lavoratori italiani che tu devi difendere, perché loro devono difendere i lavoratori italiani bianchi, sono minacciati dall'invasione dei lavoratori di colore, soprattutto di provenienza africana, perché c'è un piano, un progetto, perché se tu sostituisci progressivamente il lavoratore bianco con un lavoratore più docile, che viene da un altro continente, che è disponibile ad accettare tutto e che non rivendica diritti, fa un piacere al grande padronato. Loro sono contro le multinazionali, i poteri forti, i padronali, le elite bancarie, le elite finanziarie, no? Poi i più pazzi di questi leggono la cosa attraverso l'antisemitismo, per cui le elite bancarie e finanziarie sono in mano alle logge sioniste, perché poi la lettura del capitalismo che viene fatto da destra non è la lettura del capitalismo che viene fatto dai marxisti. Il capitalismo per i marxisti sono un insieme di rapporti sociali di produzione, no? Là il capitalismo è inteso semplicemente come un strumento di potere. Chi ha in mano il capitalismo ha in mano il potere, e cioè semplicemente un fatto di potere. E se le logge sioniste ebraiche hanno in mano il capitale finanziario, e non solo quello finanziario, dominano il mondo, e quindi tu sei contro di loro, ma perché in realtà tu hai, come dire, non un nobile ragione, un nobile intento, ma perché sei un antisemita. Loro non chiamano il globalismo, lo chiamano il mondialismo, usano delle espressioni diverse da questo punto di vista. Ci sono dei progetti, dei pensieri, delle teorie, e l'idea è quella di rappresentare la parte bassa della società,
non è più l'idea degli interessi della parte alta, conclamata la cosa, se tu vai a leggere e vuoi farti del male il Primato Nazionale, che è la rivista mensile patinata di Casa Pound, trovi dentro delle, come dire, analisi non banali sul fatto che loro devono rappresentare il povero lavoratore bianco vessato dall'idea dell'inclusione e della società multiraziale, che lui non accetta e che non vuole, e che dal political correct gli viene imposto, e che lui si vuole ribellare ma non ha gli strumenti politici adeguati per poterlo fare. Loro sono sul mercato per poter rappresentare questa parte della società, che sono gli operai, i lavoratori bianchi, che sono stati abbandonati, e c'è un vuoto in effetti, partiti di sinistra, sindacato e quant'altro hanno lasciato un vuoto, loro cercano di riempirlo in questo momento, in questo modo qua. Grazie. Dobbiamo moltiplicare l'incontro con Saverio, perché quest'ultimo argomento si deve moltiplicare nelle spiegazioni, perché non c'è più la sinistra. Volevo fare una domanda, visto che parlavi di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia ne hanno beccati, diciamo, una certa quantità rilevante per 'Ndrangheta e per tutte queste belle cose qua. A me vengono da fare alcuni paragoni e poi vorrei sentire cosa ne pensi tu. Qualcuno parla del prefetto di Ferro, il prefetto Mori, che però sappiamo tutti che quando è arrivato ai livelli un po' alti è stato trasferito gentilmente, grazie, sei stato bravissimo, va bene così. Ci sono ipotesi secondo le quali il fratello del presidente Mattarella, il presidente della regione, sia stato ucciso da Giuseppe Ravanti. Quindi c'è un filo rosso di sangue che lega questi fatti, o sono coincidenze? Perché le coincidenze non ci ho mai creduto tanto, se devo essere onesta. Quindi volevo capire cosa ne pensavi tu, perché è comunque anche quello un sistema per rompere le regole e prendere il sopravvento. Laura, mi aggrego alla tua domanda chiedendo, visto che la P2 è un po' stata... Salve a tutti. Siccome la P2 è stata citata da voi pochi minuti fa come apice, come burattinaio, sappiamo che le stragi degli anni 80, quelli definiti di mafia, sono state anche quelle orchestrate dalla P2 e da altri, insomma, lo Stato e la mafia sono stati collusi. Ecco, volevo sapere se tutte questi fili rossi, come ha definito Laura, sono convergenti. E poi per finire volevo condividere con voi un piccolo ricordo personale, perché quando ho visto il volantino con il discorso del cinema Eros mi è venuto un po' la pelle d'oca, perché io la mia infanzia l'ho passata tutte le domeniche al cinema ABC, e quando ancora la stradina era campagna, che viene riportata nel film Miracolo a Milano. E confesso la mia ignoranza, io a tutt'oggi ero convinta che al cinema Eros, che il cinema Eros sia bruciato per un incendio non doloso, incidentale, per collegarmi al fatto che le notizie non vengono riportate. Grazie. Cerco di procedere, rispondo pure, procedere con ordine. Il neofascismo in Italia ha più volte interloquito con le grandi organizzazioni criminali. Ci sono stati momenti anche organici, uno di questi indagato sufficientemente a fondo dalla magistratura in diversi processi, è quello relativo al tentato golpe borghese. Alcuni dei collaboratori di giustizia di provenienza mafiosa hanno parlato delle riunioni che furono fatte con Junio Valerio Borghese
per preparare il controllo della Sicilia, in questo caso al servizio del golpe. Ci furono rapporti con la 'Ndrangheta, da questo punto di vista, molto solidi, che spiegano anche in parte la famosa rivolta di Reggio Calabria. Siamo nell'estate del 1970 e la famosa rivolta vede operare sulla piazza i gruppi neofascisti, l'Avanguardia Nazionale, il Fronte Nazionale di Borghesi in modo particolare, ma dietro vi sono alcuni grossi imprenditori, Matacena in modo particolare, che era quello dei traghetti, ma soprattutto la famiglia dei De Stefano, che era quella che aveva scelto sostanzialmente di scendere in politica, era l'Andrina di Reggio Calabria, oggi ancora presente, che ha ancora un suo ruolo decisamente importante da quelle parti, e che finanziò la vicenda di Reggio Calabria, tant'è che c'è anche lì una strage, quella del luglio del 1970 della Freggia del Sud, con 4 morti, che è stata accertata anche giudiziariamente rispondere a manovali fascisti e a finanziatori di tipo 'ndranghetista. Quindi ci sono stati rapporti diversi, alcuni anche sondati fino a un certo punto. Quando in Italia, ai primi anni 70, vi è l'irruzione nelle strade, nelle piazze dell'eroina, e si sviluppa il mercato così forte degli stupefacenti, c'è qualcuno che ci ha spiegato che cosa stesse accadendo e che cosa era dietro a questa, cosa era accaduto e che cosa c'era dietro a questa vicenda. Lo ha fatto anche in alcuni processi, ma ci sono anche documentazioni da questo punto di vista. In un processo sempre relativo alla strage di Brescia, a un certo punto venne un fascista importante, che a voi non dirà niente, si chiamava Cavallaro, uno anche implicato dentro alla Rosa dei Venti, e che lui raccontò questa storia. Disse: a un certo punto c'era qualcuno che aveva pensato, e non eravamo noi, perché noi eravamo i manovali, che bisognava cercare di intossicare la gioventù italiana, perché si presentava con caratteri rivoluzionari, non si diceva all'epoca antagonisti, ma antisistema, e noi eravamo i manovali, perché com'è che si poteva fare questa cosa? Attraverso di noi, e noi in un rapporto con la malavita, perché com'è che si poteva gestire un'operazione di questo genere? Per cui anche alcuni rapporti che poi sono rimasti tra alcuni ambienti neofascisti in alcune città importanti, penso a Milano, ma penso soprattutto a Roma, e la malavita, sono dovuti anche a una convergenza rispetto degli interessi che però avevano un'origine politica, no? Quando vengono uccisi Fausto e Iaio, e c'è il famoso dossier che viene fatto da Leoncavallo per cercare di individuare i luoghi dello spaccio e i manovratori dello spaccio, è perché siamo nel pieno dello sviluppo di questo mercato, che ha una funzione politica. C'è un documento anche trovato e portato nei processi del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, in cui si spiega che questa operazione bisognava farla in Europa e segnatamente in Italia, e agli atti di alcuni processi questo documento, che era stato, come dire, ritrovato negli archivi degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti, a differenza del nostro paese, gli archivi li hanno aperti. Noi siamo un paese strano, sotto la presidenza Clinton si sono aperti gli archivi del Dipartimento di Stato, per cui i ricercatori, e non solo i ricercatori, potevano metterci il naso, e sono stati trovati tanti documenti e tanti elementi che ci aiutano a ricostruire una parte della storia di quegli anni. Tra gli altri è stato ritrovato il documento che serviva in Europa e segnatamente in Italia a favorire lo spaccio degli stupefacenti, perché c'era un obiettivo, c'era una gioventù che andava deviata, bisognava cercare di spostarla da altre parti rispetto alle intenzioni rivoluzionarie che aveva. Due cose, Mattarella e poi la 'Ndrangheta. La vicenda di Mattarella la stanno tentando di riaprire, io ci credo abbastanza poco, perché era fratello del Presidente della Repubblica. C'è stato un processo,
in cui sono stati assolti Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini, sono stati condannati i mandanti che erano mafiosi, loro che erano stati considerati gli esecutori sono stati assolti nonostante la moglie di Piersanti Mattarella, che era seduta di fianco a lui mentre gli sparavano, avesse riconosciuto Valerio Fioravanti. E c'erano stati anche altri riconoscimenti di alcuni testimoni quando Fioravanti, se era lui, si allontanava dall'automobile dove era dentro Piersanti Mattarella dopo avergli sparato con due pistole, perché spara un colpo poi si inceppa, allora va da Gilberto Cavallini, se era lui ovviamente, e questi gli dà una seconda pistola che gli spara in testa, per il modo di camminare ballonzolante, che era esattamente il modo di camminare di Valerio Fioravanti, ma la moglie lo riconosce. Cioè, nonostante vengono assolti, rispetto a una lettura che è stata data possibile, che trova alcune conferme da parte di altri neofascisti, e che cioè la mafia doveva far fuori Piersanti Mattarella, però doveva fare apparire la cosa come non un fatto di mafia, e quindi ci fu uno scambio con i NAR di Fioravanti, e lo scambio consisteva nel fatto che in contropartita gli veniva garantita la possibilità di far evadere dal carcere del Luciardone di Palermo Pierluigi Computelli, che era considerato una delle figure più importanti e simboliche del neofascismo italiano. Questa cosa è stata confermata da diversi fascisti, tra cui il fratello di Valerio Fioravanti, Cristiano, che ha raccontato questa storia dicendo: è stato mio fratello a uccidere Piersanti Mattarella. Però la soluzione è definitiva, e quindi se si apre questo processo si apre da altri lati e si può riaprire per un rivolo di una perquisizione, a dir la verità, vecchia, che fu fatta ai tempi del 77 a Torino, in via Monte Asolone, ecco, mi ricordo anche la via, dove in un covo a mezzo tra Terza Posizione e i Nuclei Armati Rivoluzionari furono trovati i residui delle targhe che furono utilizzate per comporre la targa della macchina su cui il comando si mosse per andare a uccidere Piersanti Mattarella. Perché la tecnica era di non prendere una targa falsa, ma di rubare due targhe e di comporne una terza. Lì furono trovati i residui dentro a un covo dei NAR, che ha fatto riaprire un po' di cose. Si parla anche delle possibilità di una pistola che fosse stata utilizzata anche per altri delitti. Io non credo che si potrà riaprire questa cosa qua, si parlerà ancora un po' sui giornali di queste possibilità e non si andrà molto più avanti. I mandanti sono stati condannati, erano comunque stati individuati nella mafia siciliana. La questione della 'ndrangheta dei Fratelli d'Italia è che i Fratelli d'Italia sono il partito, secondo le cronache, più infiltrato dalla 'ndrangheta. Ci sono state storie di grosso peso: il presidente del Consiglio Comunale di Piacenza, il capogruppo della regione Piemonte e altre. Queste sono le due più grosse. Ce n'è anche una storia latina di questo genere che è ancora in corso. Io ho un'idea comunque di questo tipo, che quando un partito cresce e diventa un partito potenzialmente di governo e quindi di potere secondo certi aspetti, le grandi organizzazioni criminali cercano in un qualche modo di relazionarci. È successo per tanti partiti. Non stanno mai all'opposizione. Non stanno all'opposizione. Non stanno mai. Per la cui cosa io... delle targhe, se non ricordo male, anche con Kim Nici ha fatta questa cosa delle targhe. Partiti non tutti di destra è successo, quindi, cioè, il Partito Socialista è stato a sua volta a un certo punto considerato un ambito possibile di interlocuzione. Quindi io penso che questa cosa si spieghi in questo modo. Dopodiché il fatto però è che quelli che hanno preso sono dirigenti politici, e quindi l'interlocuzione era con alcuni dirigenti politici, perché
quelli erano dei pezzi grossi locali, Regione Piemonte e Piacenza, il presidente del Consiglio Comunale, quindi questa è una storia che io spiego per il momento in questo modo qui, non in un altro modo. Non è una continuità, non è una continuazione con le altre vicende che invece si muovevano su piani diversi, in cui il rapporto era un'alleanza strumentale per fare dei progetti di sovvertimento delle istituzioni repubblicane, quella del golpe borghese, questa cosa qua. Sì, sì. Poi non trovano pienamente l'accordo, ma volevano i nomi e loro non glieli volevano dare. Ma la cosa, se vogliamo, che ritorna è che l'accordo era legato a un patto che esattamente erano le condizioni che poi la mafia ha riproposto nella famosa trattativa Stato-mafia, e cioè esattamente erano quelle cose lì, scarcerare alcuni dei boss loro, consentirgli delle condizioni migliori di vita carceraria, fare delle nuove leggi che in modo tale poi non si potesse più, come dire, perseguire nello stesso modo i fenomeni di mafia, di 'ndrangheta, eccetera. Le stragi degli anni Ottanta sono in un altro ambito rispetto alla strage di Piazza Fontana, questa è la mia lettura, dove l'elemento di continuità sta nelle persone, non nei progetti. E cioè accade che se uno va a studiarsi le stragi di mafia trova che a volte si trovano dei personaggi, dei bombaroli, che vengono dall'esperienza delle stragi fasciste, cioè di ordine nuovo. Nella famosa strage di Capaci, quello che non compare diciamo sul luogo dove si innesca e si dà il comando dell'esplosione è uno di ordine nuovo, che però gli ha insegnato a loro tutto quanto. Pagliuca, mi ricordo anche il nome, cioè alcuni bombaroli sono al servizio di altri padroni e per altri progetti. Nella stessa strage del 1984, quella di Natale che avviene a Bologna, su un tratto del treno che arriva a Bologna, è la stessa storia. Vengono condannati per detenzione e traffico di esplosivi alcuni importanti neofascisti. Uno era anche un deputato missino a Batangelo. Ma gli uomini che trafficano e sono, come dire, gli esperti degli esplosivi vengono da quella storia lì. C'è qualcuno che si è riciclato nei rapporti con le grandi organizzazioni criminali, mettendo al loro servizio quanto aveva imparato nella strategia della tensione. Bene, allora abbiamo ancora due domande, che devono essere due telegrammi,